Buongiorno ragazze, oggi è martedì mattina e quanto odio vedere i piatti da lavare di prima mattina. E ci siamo tutti, no, scusate se mi sono un po'... ma sento un rumorino. Amore, che fai? Amore, Ma Mare? cosa traffichi nei miei trucchi? Mare? Io mi fa paura quando va così. Ascolta, ma sto 12 mesi? Lascia stare la mia Ma da 12 mesi? Da quanto che ce l'hai? 5 anni. 5 anni e tu ti stai truccando con una cosa vecchia di 5 anni che dura 12 mesi. Vabbè, ma ragazzi, insomma. No? Così. Ma ce n'è ancora! Facciamo così. La buttiamo. Trucco, scusa, era Con l'unica niente. palette decente che avevo. Non Come ti con trucchi. niente? Magari ti inizi a truccare con qualcosa di decente. Mare! Dai! Che Magari non figata! è scaduta da 4 anni fischiati. Vabbè, ma è un pezzo di passato quella palette. Motivo in più per essere buttata. Ha ragione. Sai com'è? Cioè, ma li controllo tutti, No! buttando tutto, io te lo dico. Tutto quello che è No, scaduto. era l'unica, tutto il resto. Ma perché mi spiaceva? Io non ho mai Sì. avuto, ragazze, queste palette costano veramente l'ira di Dio. Sono carissime, cioè nel senso, quella lì, la Naked 3 sarà sui 45-48 più o meno euro. Quando scadono, sono tossiche. Non sono tossiche, Quando sono tossiche scadono, secondo voi? la gente viene il cancro, i Ma tumori, no! agli occhi si diventa cinesi, poi arriva la malattia della China. Ma che figo! Adesso la apriamo insieme. Io sono Baby Unicorn. Fatti vedere. Wow, che Oh. bello! Sei bellissima, amore! Sei bellissima, amore! Apriamole insieme. No, che bella che è. È quella con i colori che piacciono a me. Ale vuole i biscotti. Ma che figo, è tipo con la calamita. Che profumo di cioccolato! Però la devi mettere in faccia, non mangiarlo, Ci proverò, vedremo. Che bella. Veramente bellissima. Ciao ciao. Ah, mi vuole strappare i capelli. Peccato, infragrante. Ok. Di nuovo salto temporale. Ho avuto un po' di cosine da fare al computer, rispondere a delle mail e stavo notando fuori veramente che c'è una pace pazzesca. Cioè, sentite, adesso vi faccio, esco un momento, proprio 2 secondi. Non potevo non farvi vedere il relax che c'è fuori. Io mi faccio un caffettino, ne approfitto che Ale è ancora tranquilla, poi mi metterò appunto a fare un po' di pulizie perché appunto finora non sono riuscita, mi sono dedicata a rispondere a delle mail a cui dovevo rispondere da giorni. E niente, adesso mi faccio un caffè per prendere un po' di carica per pulire casa e mi sbrigo perché poi appunto alle 18:30 torna anche Federico, quindi che oggi a catechismo lo portava suo papà, quindi mi devo sbrigare veramente. Devo sistemare tante, troppe, troppe cose veramente. Io mi prendo il mio caffettino. Queste tazze mi piacciono tantissimo. Ognuna di loro ha una scritta diversa, me le aveva regalate Silvia un sacco di tempo fa, sarà più di un anno fa. Sono veramente carine. Niente, ragazze, sono contenta di vloggare oggi, anche perché
appunto sono sola. Spero vedete bene, qua c'è, almeno c'è la luce, perché fuori inizia a essere anche buio. Buonissime queste cialde. Non ho più la scatola, però sono, devo anche ricomprarle perché ce ne sono più due. Questa qua, perché la dolce gusto di voi, della Nescafè Espresso Intenso. Sono fantastiche, ragazze, veramente. Mi piacciono tanto tanto. Altra cosa che mi sono pentita, ragazze, queste camicie dette da notte qua di Chiabi, di non averne prese almeno 4. Infatti mi sa che appena avrò le possibilità tornerò a prenderne altre 2 o 3. Sono comodissime, veramente, mi trovo bene sia a dormire che stare in casa. Adesso qui si sta bene, si sta caldi, quindi non mi serve, insomma, a volte metto la giacchetta sopra, diversamente sto bene anche così. Però in previsione dell'estate ne vorrei prendere altre, perché so già che poi non le trovo più, e quindi costavano anche pochissimo, 6 euro mi pare. Ci voleva questo caffè pre pulizie. Tra l'altro vi voglio far vedere anche, solo che se mi vede la bimba andare di là inizia a piangere, e farvi vedere le cosine che abbiamo acquistato ieri alle gru date Zenith. Vabbè, Ricky ha preso, cioè io ho preso a Ricky l'offerta dei 4 boxer a 19,90 che stavano in offerta, non erano in saldo però erano in offerta. Io ho preso un po' di calzini in saldo, poi appunto lui mi ha preso a sorpresa questa palette di Too Faced, troppo felice io perché veramente era un po' che la volevo. Solo che appunto non volevo buttare l'altra, perché poi mi spiace, le vedo eterne queste palette, ma mi rendo conto che bisogna buttarli, trucchi vecchi, quindi non ne poteva più, e poi era un pezzo di passato che andava eliminato perché comunque faceva parte del mio passato, e poi appunto era scaduta, quindi basta, non ne poteva più questa palette di trucchi. Però mi è piaciuta tanto, veramente veramente tanto. E poi oltre alla palette mi ha preso anche un rossetto di Sephora che vi faccio vedere sempre dopo. E che altro? Beh, poi è arrivato un pacchettino che non vedo l'ora di farvi vedere a febbraio. È una collaborazione, però è una cosa speciale scelta da Riccardo per me, quindi non vedo l'ora di mostrarvela. E basta, penso. Poi se mi viene in mente qualcos'altro ve lo faccio vedere dopo. Io bando alle ciance, finisco di lavare questi 2 piatti, passo l'aspirapolvere e lavo i pavimenti perché è tardissimo. Allora ragazze, ho messo a fare una lavatrice e nel mentre sto preparando anche il sughetto per il mio risotto ai funghi di questa sera. Questi qua erano funghi secchi che erano nella confezione natalizia che ci è stata regalata dai miei genitori. C'erano i funghi secchi, le lenticchie, sapete, quelle cose un po' natalizie. E quindi li ho messi in ammollo, come dice, per 30 minuti, mentre aspetto che si ammollino. Ho tagliato uno scalogno che adesso andrò a tritare in tanti piccoli pezzettini e andrò appunto a mettere con un filo d'olio in padella. E poi appunto qua ho fatto la pappina di Alessandra, quindi in attesa che anche quella sia pronta, così insomma sto facendo 3 cose in una praticamente: lavatrice, sugo, pappa di Ale, vabbè, ce la posso fare. Quindi niente, ho chiesto consiglio alla mia amica Ramona, perché questo sughetto non l'ho mai fatto, sono sincera, quindi fatto così senza sugo, fatto proprio con i funghetti, quindi mi sta aiutando lei. E poi appunto qua adesso vado a tritare lo scalogno. Ha ha ha!
ok, l'effetto della cipolla. Non vi preoccupate, tutto a posto. Tutto a posto. Andiamo a vedere. Ragazze, risottino e funghi pronto. E ora non mi resta che mangiarlo perché ho strafame. Guardate chi c'è. E c'è anche Fedino che beve l'acqua. Ciao. Ciao a tutti, da tutti. Bubì. Ciao. Allora ragazze, stavo guardando un pezzo di New Amsterdam che mi piace molto. Scusate se parlo piano, ma dormono tutti. Comunque, volevo far vedere molto velocemente, prima di andare a nanna, le cose che ho comprato da The Zenis, ma veramente in quattro scemenze, nel senso che ho preso principalmente delle calze per me e i boxer, come vi accennavo prima, per Riccardo. Allora, calze per me, ho preso queste qua, fatte così, e nere, semplici, costavano 5,99, quindi 6 euro, io le ho pagate 3. Poi ho preso stessi prezzi anche per queste. Queste qui, glitter con i pois rosa, e di qua, grigia, semplici. E poi ho preso queste qua senza elastico, con le stelline, un po' più morbide, sia in nero che in grigio. E poi vabbè, come vi accennavo, un po' di boxer, 4 paia di boxer per Ricky, così adesso che ve l'ho fatto vedere vado poi a sciacquare tutto. E poi appunto di Sephora la palette, la chocolate bar che avete visto di Too Faced. E vabbè, hanno messo dei campioncini. E poi anche questo rossetto qui. Non vi faccio lo swatch adesso perché la luce è pessima, quindi si vedrebbe malissimo. Comunque un nude. Domattina comunque lo provo. E mi alzerò un po' prima domattina perché appunto vedrò una di voi che mi segue, però non vi dico nulla. E niente, quindi insomma sono contenta, proverò, se riesco ad alzarmi abbastanza presto mi trucco sia con la palette chocolate bar, anche perché le altre che ho, a parte una di piccolina, di quelle da borsetta, di mi sfugge la marca, che mi aveva regalato Sistiana, le altre che ho non mi piacciono perché sono veramente poco scriventi. Cioè, questa famosa Naked 3 che avevo era una palette vecchissima, lo confesso, che non riuscivo proprio a buttare. Cioè, non lo so, io gli ombretti non li vedo, delle cose che se scadono fanno male, anche se probabilmente è così. Però boh, le ho messe via, cioè, però boh, ha ragione comunque Riccardo, era ora proprio di cestinarla questa palette. Un po' per il ricordo che ho di questa palette, e perché comunque è del mio passato, capiamoci, quindi basta. E poi anche perché ha veramente troppi anni, quindi era proprio ora di prenderne una nuova, una fresca, una con dei colori anche un po' diversi. Quindi insomma è stato tanto tanto carino. E niente ragazze, quindi domani se riesco ad alzarmi un po' prima mi truccherò con rossetto Sephora e la palettina nuova. E poi vabbè, niente, come campioncini hanno messo 2 di Alien Man e 2 di Interdit Givenchy. Quindi niente, li abbiamo già provati e non sono niente male, quindi useremo questi campioncini e basta. Quindi direi che vi ho raccontato tutto. Adesso vado a scaricare subito i video di questo vlog su PC,
così, se riesco già a editarlo adesso, nonostante sia mezzanotte e mezza, quindi sono molto stanca, però se non lo edito adesso, domani mattina sono con questa mia amica, che comunque è diventata un'amicizia, ma era una di voi che mi segue, quindi per dirvi le casualità della vita. E poi al pomeriggio arriverà anche Riccardo, quindi insomma poi domani dovrò già fare un altro vlog, quindi non vorrei accavallare troppi impegni, troppe cose, quindi se riesco almeno i video li scarico adesso e magari inizio un po' ad editare, poi vado a nanna perché sono molto stanca. E niente, io vi mando un bacio, spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Grazie per tutte voi che vi state iscrivendo, siete sempre di più, sempre, insomma, il canale cresce, mi fa tanto piacere perché vuol dire che i video vi piacciono, mi intrattengono, mi fa davvero piacere. Se avete dei consigli scrivetemeli sempre nei commenti qui sotto. E niente, vi ricordo anche qua che quando arriverò a 10.000 iscritti voglio fare il video I Call You, quindi voglio chiamarmi, ho proprio voglia di chiacchierare con voi o con qualcuna di voi, farvi un saluto di persona, perché come vi dico sempre, per me siete delle amiche, quindi non solo delle iscritte, siete proprio qualcosa di importante, cioè se c'è tutto questo è grazie a voi, quindi grazie davvero. Vi mando un bacio e buonanotte.